Un buon pomeriggio qui dal campo rugby Totti Patrignani di Pesaro. Oggi si sfidano Pesaro contro Napoli a Fragola, una partita che per Pesaro è più per la gloria, più per fare bella figura. Per Napoli invece è una partita che conta tantissimo, ancora in lotta salvezza, e oggi devono cercare di vincere per arrivare all'ultima giornata con un buon punteggio in classifica. Sono qui al mio fianco con Mattia Bonaccosci e ti chiedo subito cosa ne pensi di questa partita, che cosa potremmo assistere. Sì, buon pomeriggio a tutti. Oggi Napoli, come abbiamo detto, arrivano agguerriti, devono portare a casa il loro risultato, devono sicuramente vincere questa partita, mentre Pesaro è qua che deve portare alto l'onore di giocare in casa davanti ai suoi tifosi. E quindi adesso leggiamo le formazioni di giornata. Partiamo dalla squadra ospite con estremo Boccazzi, alle ali Antonelli e Cioffi, i centri Dolores e Filippone, mediano di apertura Gargano, poi mediano di mischia Balzi, in mischia terzo centro Di Fusco, i flanker Lauro e Brusca, le seconde linee Perdase, Iassetta, i piloni Guerriero e Aiello, che è il capitano di giornata, e Careri è l'estremo. Passiamo invece alla formazione di casa di Pesaro, che oggi vorrà sicuramente appunto fare bella figura. Abbiamo De Angelis estremi, la Rechart e Venturini, che oggi è anche il suo compleanno, ci terrà sicuramente a fare una bella figura. I centri dell'Acqua, che torna titolare dopo tanto tempo, Paletta, i centri Joubert 10, Boccarossa 9, Antonelli che è 8, capitano oggi che Villarosa è in panchina, i flanker Tontini e Ascua, le seconde linee Venturini, Leonardo, Caroli e Pipiloni, Acerra, Leva con May che oggi gioca Talloner. Intanto la partita è iniziata e c'è subito un contatto aereo. Antonelli recupera la palla, adesso attacca Pesaro, prova a prendere un buco, bello sfondamento, guadagna terreno, lo fermano subito però, e allora adesso si ripartirà con una rack con Boccarossa che gioca per Giuberte. Gioca interno per Venturini, Leonardo, Napoli che prova a mettere le mani sul pallone, non ci riesce, Pesaro che allora adesso può accelerare con dell'acqua, gioca subito veloce con Boccarossa, insiste Pesaro, prova a giocare su quella fascia, adesso però è il momento di cambiare ed entra Acerra che prova a portare avanti il pallone. Pesaro che ha iniziato molto bene questa partita, bello qui il placcaggio in avanzamento di Napoli con Dolores, portano indietro e c'è pure il recupero, palla che sfugge però al 9, riesce che però a tenere lo stesso, riesce a prendere un gran buco, allora qui è compito di Boccarossa tenerlo, riesce a giocare molto bene, Napoli ha recuperato un bel pallone ed ha avanzato tanto terreno e adesso possono giocare. Difficile buttare qui, insiste il Napoli e c'è anche un caloroso pubblico venuto in trasferta e qui c'è un avanti, un'azione un po' confusionaria, Pesaro che aveva fatto delle belle fasi, poi dopo una controrack a favore di Napoli e adesso si riparte da una mischia dopo che c'è stato un avanti di Napoli. Sì, tante fasi da parte del Pesaro, dopo un errore Napoli recupera palla e sfrutta subito l'occasione, riesce a guadagnare 30 metri, dobbiamo stare molto attenti nel tenere il possesso il più possibile con un Napoli che tenterà di giocare sempre alla nostra metà campo. Adesso qui la prima mischia della partita a favore di Pesaro, vedremo le due mischie, chi vincerà, chi la spunterà dopo pochi minuti. È importante uscire da questa zona che è molto pericolosa per cercare di andare avanti. Napoli con una mischia, con un pacchetto mischia molto più pesante del nostro, ma Pesaro riesce a tenere, Antonelli che esce e decide di attaccare l'asse, subito offload, cerca il sostegno di Tontini. Attacca adesso Pesaro qua con un bel riciclo, tanti ricicli da parte di Pesaro, vogliono insistere su quella dove c'è il punto di incontro, andando bella qui i palloni. Adesso Napoli riesce a recuperare la palla dopo che è stato un avanti. Tanto ritmo in questo inizio di partita, le due squadre stanno mostrando un bel rugby anche se un po' confusionario, con qualche avanti, con qualche imprecisione. Adesso subito la seconda mischia, la prima è andata a favore di Pesaro, vediamo questa seconda come andrà, che stavolta è a favore di Napoli. È stato un bel avanzamento di Antonelli uscendo dalla mischia. Pesaro che sta giocando molto a mani, molto vicino, nonostante sono dentro la nostra metà campo e nonostante abbia vinto a favore decido di giocare mani. Ora un'altra mischia, vediamo Giuberto insieme ai suoi tre quarti che porterà pressione alla linea tre quarti napoletana. Le prime linee non resistono e cadono per terra, l'arbitro che deve rifare il punto e si ripartirà con un'altra mischia. Vediamo se questa volta andrà meglio.
La Mischia stavolta tiene la palla che esce a favore di Napoli questa volta. Prova a spingere Napoli, prova ad andare avanti, c'è il vantaggio. Avanzante la Mischia di Napoli, adesso giocano fuori. La palla che passa però non arriva nelle mani di nessuno. Bello qui, sfondamento molto duro. Arbitro che fischia e si ritorna sul punto dove c'è stato il vantaggio. Mischia molto avanzante qui di Napoli, hanno mostrato la loro superiorità in questo caso. E adesso Napoli che ha la possibilità o di andare in mezzo ai pali o di andare in touche. Vediamo cosa, quale sarà la decisione di Gargano. La touche. Ci si vuole avvicinare alla meta per fare subito 5 punti. Arbitro che segna il punto nei quasi 22, non si è ancora dentro, si è lì. Compito adesso di Pesaro di difendere. Napoli che chiama touche a 5, quindi una touche ridotta con due giocatori di Mischia in meno. Touche che arriva a Napoli fortunatamente, possiamo dire, con un po' di imprecisione in questo caso, però Napoli riesce a tenere comunque la palla. La fanno uscire qui. Napoli molto duro nei contatti, riescono sempre a portare la palla avanti. Qui un bel placcaggio di Mike che lo porta fuori. Molto bravo qua Pesaro che è riuscito a difendere dove hanno cambiato il senso. E adesso si ripartirà da un'altra touche, però questa volta a favore di Pesaro, perché giustamente la palla è stata portata fuori dalla squadra partenopea. Sì, buon placcaggio da parte di me, il giocatore classe 2001, italo-sudafricano, frequentato le giovanili a Colorno, giocando terza linea, ora che si ritrova a coprire il ruolo di tallonatore, lancerà la sua prima touche di giornata. Blocco su Antonelli, Mischia che sfugge, palla per Acella, l'arbitro segna una palla indietro. Ora sarà il mediano Boccarossa a impostare un calcio, ancora giocano, invece una fase con sempre dal pozzo. Dobbiamo uscire da questa zona, e ora Joubert che si prepara, scarico. Buon calcio da parte di Joubert, ottimo calcio da parte di Joubert, che porta Pesaro fuori dai 10 della propria metà campo. Sì, era importante uscire da qua, un po' di confusione in quella touche dove la palla è arrivata ad Acerra e fortunatamente non è caduta in avanti, perché sennò si sarebbe ripartita una Mischia nei 22 a favore di Napoli. Abbiamo visto prima Napoli che era stata molto avanzante, adesso comunque touche a favore di Napoli nei 10 pesaresi. Compito pesarese quello di difendere, vediamo se questa volta Napoli riuscirà a prendere meglio questo pallone. È arrivata la palla e l'arbitro però la touche è storta, l'arbitro lo vede e quindi adesso decisione di Pesaro se fare una touche o una Mischia. Un po' di confusione nella touche del pacchetto di Mischia del Napoli, due touche sbagliate, ora un lancio addirittura sbagliato e Pesaro come decisione prende di andare di nuovo in touche con May al lancio. L'arbitro che segnala il canale della touche. Pacchetto di Mischia entra in 5, Antonelli entra, chiama la giocata, una veloce, lancio storto anche da parte di Pesaro, un po' di confusione in touche, non ci dobbiamo demoralizzare, dobbiamo giocare semplice e concentrati. Diciamo che in queste 4 touche che abbiamo visto, 2 a favore di Napoli, 2 a favore di Pesaro, c'è stata confusione da entrambe le parti. Questa volta Napoli decide di fare una Mischia per cercare di andare sicuri dopo l'esperienza passata. E vediamo se Napoli riuscirà ad essere avanzato come prima e Pesaro se riuscirà invece questa volta a contrastare la Mischia di Napoli. Importante non fare falli, perché falli vuol dire palla agli avversari e li concedi di andare avanti, e questo devi cercare di impedirglielo sempre. Adesso vediamo questa Mischia. L'arbitro chiama i comandi. Fallo perché l'arbitro dice che crolla il pilone pesarese, fallo di seconda. Non è così, arbitro, guardami. Si rifà un'altra Mischia. Napoli prova a giocare sul punto debole in questo momento di Pesaro. Vai Matti! Guarda lì, assisti l'arbitro, nelle Mischie.
Guarda lì nel braccio del 3, spingi in basso. Stavolta l'arbitro si gira dalla parte opposta per vedere meglio. No, no, fa incazzare, guarda lì. Che cazzo sto a fare lì allora? Abbastanza discutibile la mischia di prima. Ora di nuovo stesso fallo, l'arbitro vede un calcio di punizione, non più di seconda, ma un calcio di punizione diretto per parte di Napoli. Ora che palla al 10 deciderà ancora di andare in touche. Entrare sempre dentro i 22 della linea della metà campo pesarese. Dal posto in difficoltà in queste prime mischie. Adesso in difficoltà da Guerriero. Vediamo anche che comunque c'è una grossa disparità di fisico, magari vorrà dire anche quello in questo momento. Adesso Napoli che si avvicina molto pericolosamente alla zona rossa di Pesaro. Adesso tifosi napoletani venuti in massa qua che provano ad incitare la loro squadra per andare verso la meta. Vediamo se questa volta per Napoli riuscirà invece a tenere meglio questa touche dopo le prime che non sono andate molto bene. Napoli che continua a tenere il gioco dentro a metà campo pesarese. Vorrei notare Pesaro dopo 12 minuti all'inizio della partita ancora non è uscita dalla metà campo di casa. Ora Napoli che ha imposto una mull, ma Pesaro che sembra tenerla e Napoli non riesce a avanzare. Primi segni avanzamento ora, il 9 che sta cercando di prendere palla, ma la palla è dentro. E ora Napoli che avanza, guadagnano metri, siamo arrivati ai 5. Napoli continua ad avanzare, mull che cade, l'arbitro che segna un vantaggio. Napoli aveva fatto una bella touche qua, l'arbitro, il drive è stato pure avanzante. Qui Venturini riesce a mettere le mani sul pallone, soltanto che c'era un vantaggio e quindi Napoli avrà una seconda possibilità per provare ad andare in meta. Vediamo qual è la decisione, vedo che stanno discutendo i giocatori napoletani e vogliono la mischia. Vogliono giocare appunto sempre su quel lato debole di Pesaro in questo momento, dove dal posto è molto in difficoltà su quel lato con Guerriero. Vediamo se questa volta cambierà qualcosa. Arbitro che si mette sempre da quel lato per vedere meglio cosa può succedere. Mischia sempre molto avanzante quella di Napoli. Vanno molto avanti però la mischia si alza e l'arbitro fischia un fallo contro Napoli e quindi adesso Pesaro ha la possibilità di allontanarsi e di giocare una touche. Era importante recuperare il pallone, ci sono riusciti. Stavolta Paletta è incaricato a calciare. Ed è un bel calcio perché arriva fino ai 10. Si è allontanato molto dai 5. Ed era questo l'importante. Adesso touche a favore di Pesaro, sarà importante tenere questa touche per giocare, perché in questo momento Napoli ha sempre giocato nella metà campo di Pesaro e non va bene stare così tanto in difesa e quindi adesso è il momento di attaccare e provare ad andare dalla parte opposta. May incaricato di nuovo a battere questa touche. La palla che arriva a Caroli. Giocano veloce. Acerra prende la rincorsa. Palla che riesce ad uscire, arriva Joubert, Venturini che riesce ad andare, che corre sulla fascia, molto bravo Venturini che guadagna tanto terreno, riesce a rimanere dentro, l'arbitro sa che ha fischiato avanti, bella il recupero qua di Napoli che ha fatto un bel recupero su Venturini e adesso si ripartirà da una mischia a favore di Napoli, possiamo dire è una bella azione perché comunque Pesaro è riuscito a prendere un bel buco sulla fascia. Peccato che non siamo riusciti a tenere questo pallone. Avremo sicuramente altre possibilità e adesso dopo la mischia di prima magari avremo anche possibilità di lottare su questo pallone. Siamo Pesaro! Non è perché il 3 il ciccione ci lega come gli cane. Arbitro che stavolta si è girato dalla parte del 9, non è più dalla parte di dal posto e Guerriero riesce a tenere molto bene la mischia pesarese questa volta, sono molto bravi e avanzano tanto. Gargano che calcia, palla che arriva De Angelis,
la Rechart che prova ad andare, rientra, viene fermato. Napoli, Pesaro che prova a continuare a giocare su quel lato, prende a Scuova, c'è paletta, un bel riciclo questo da parte di Pesaro che guadagna tanto terreno, è importante tenere questa palla. Panchina pesarese che vedevo che si lamentava per qualcosa, Pesaro che adesso sta accelerando tanto. Giubert che prova a calciare dalla parte opposta dove c'è May, Tontini che non riesce a prendere la palla, prova comunque ad entrare, la palla è andata dietro, insiste Tontini. I suoi compagni che provano ad aiutarlo, Venturini che prende la palla, prova ad andare dritto per dritto. Viene fermato però, Pesaro che adesso in un buon momento, deve spingere in questo momento. Venturini che prende, che va dentro, adesso è il momento, adesso è il momento. Con Paletta che però si scontra con De Angelis che aveva tagliato l'angolo, che era giusto. Intanto Quantonelli che prova ad andare verso la meta, si gira, non so se quello, l'arbitro che però la vuole rivedere. Non si può rivedere in questo caso perché non c'è il TMO, però va a confrontarsi con il guardalinee perché c'è stato un movimento forse non congruo. E adesso vediamo cosa decide l'arbitro. Sì, momento molto adrenalinico da parte di Pesaro. Pesaro che con un ottimo kick pass da parte del sudafricano Joubert riesce a conquistare metri, entra dentro, a metà campo, dentro i 22 napoletani, poi gioco veloce e ora si ritorna indietro su un vantaggio e sarà ora decisione di Joubert insieme al primo centro Paletta di andare per i pali o scegliere un calcio in touche. Paletta che si prende la responsabilità di calciare adesso questo pallone fuori in touche ed è anche un bel calcio perché si avvicinano tanto i pesaresi, adesso sono nei 5 di Napoli per la seconda volta in questa partita dopo l'azione di 2 minuti fa. È il momento giusto dopo che è stata una bella azione di Pesaro dove hanno guadagnato tanto terreno, un bel riciclo. Adesso vedremo se la mischia di Napoli riuscirà a contrastare quella pesarese. Molto probabilmente ci potrebbe essere un drive. Vediamo però cosa decideranno i pesaresi. Pesaro che trova una buona touche, ora deve avere pazienza. Il pacchetto di mischia su una touche per Caroli, che impostano la mule. Pesaro che sta organizzando, vanno indietro, stanno ancora organizzando. Touche che gira a destra, palla sotto il braccio di Acerra, ma non riescono ad avanzare. Ancora non riescono ad avanzare, Boccarossa che cerca di tenere calmi i ragazzi, devono avere pazienza, dobbiamo andare a concludere. Napoli che è riuscito a difendere molto bene, adesso si esce dal drive. Adesso vediamo quale sarà la scelta, si gioca di treno adesso per andare dritti per dritti, per cercare di guadagnare il più terreno possibile. Tontini che va, viene però portato un po' indietro, non riesce a guadagnare terreno, adesso si gioca fuori con Joubert che muove per Paletta che prova ad andare forse un po' alto, il placcaggio da parte di Gargano, arbitro che dà vantaggio, è il momento, palla che casca in avanti, si stava involando Filippone, soltanto che c'era un vantaggio da parte di Pesaro, peccato perché si poteva giocare meglio questo pallone. Adesso vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro che sta richiamando giocatori napoletani. Pesaro ormai da 2 azioni davanti alla linea meta napoletana. Pesaro forse che gioca un po' troppo di adrenalina, deve usare un po' più la testa, deve essere un po' più tranquilla. Ci serve finalizzare. Ora è Boccarossa, palla in mano, sembra che vogliano giocare perché la linea pesarese è schierata. Boccarossa che prende palla, sta per battere, batterà sicuramente, chiede ai metri della linea per un eventuale fuorigioco. Boccarossa che parte, palla per Acerra, basso. Acerra fa i suoi metri e ora penso che imposteranno un buon pick and go. Bisogna andare, bisogna andare. Decisione di Pesaro di andare dritti per dritti. Si è molto vicini in questo momento, molto vicini. Praticamente a 1 metro dalla linea di meta qui Tontini che ha provato a giocare veloce, l'idea non era sbagliata, comunque palla ancora di Pesaro, l'arbitro fischia un vantaggio perché è stato un avanti da parte di Napoli nel placcaggio, Pesaro che prova ad insistere, Acerra che prova a giocare con la scua, Paletta che muove per Joubert,
dove c'è dell'acqua perché Venturini. L'arbitro che però non ho visto se ha fischiato meta. L'arbitro non fischia meta. Peccato, era stata una bella azione, erano andati bene al largo. L'arbitro che però ritorna nuovamente sul punto del vantaggio. Va bene Gabri, ancora Gabri! Gran peccato. Poteva essere la meta nel giorno del compleanno. Sicuramente si rifarà. Arbitro che intanto si confronta con il suo collega. Si ritorna. Un palla a favore di Pesaro. È un po' che Pesaro insiste, però non riesce mai a concretizzare. Falli partire. Adesso Pesaro con la mischia a favore. Cercare di andare a giocare al largo. Abbiamo visto in questo momento che Pesaro, quando va a giocare al largo, mette sempre un po' in difficoltà la difesa di Napoli, anche se comunque sono riusciti sempre a tenere bene. In questo caso, se Venturini fosse stato un metro più al centro del campo, avrebbe fatto meta, ma con i secoli, ma non si fa niente. Dato qui la palla che però cade in avanti, e adesso Napoli che recupera il pallone, e questo è un brutto errore perché arriva nel momento migliore di Pesaro, dopo che era tanti minuti che insisteva, e adesso questa meta non arriverà forse in questo momento. Adesso Napoli che ha il compito di uscire da questa zona. Palla che tornerà a favore di Pesaro comunque, perché se la calze, ovviamente se la calzeranno, ma presumo proprio di sì. Arbitro che intanto ha fermato il gioco. Sono dei problemi per un giocatore della squadra ospite. Sì, Pesaro che continua a commettere questi piccoli errori, Giacomo che non capiamo da dove possano derivare, forse la troppa fretta di andare a segnare quando invece dobbiamo avere pazienza. Ora è l'allenatore Panzieri che sta parlando con i ragazzi mentre ha mandato gli 8 giocatori disponibili da lui in panchina a riscaldarsi. Io Giacomo vorrei sapere la tua, da quello che pensi su questa troppa forse velocità e adrenalina nella conclusione. Ma se io ti posso dire, secondo me in questo momento loro vogliono cercare di fare meta il più in fretta possibile, solo che sono presi troppo, perché comunque hanno fatto delle azioni dove hanno guadagnato tanto terreno, e secondo me lì in quel momento invece di stare calmi erano tanto frenetici, perché pensavano subito di fare meta quando invece Napoli era ben schierato, e abbiamo visto che comunque Napoli si è riuscito sempre a difendere con dei falli, perché ci sono stati 3 vantaggi a favore di Pesaro, però adesso forse con quella frenesia che c'era nell'aria hanno perso il pallone. Adesso la palla è stata regalata a Napoli, che la calcerà indietro e bisognerà di nuovo guadagnare terreno. Adesso mischia a favore di Napoli. Pesaro che tiene molto bene, riesce a fare qualche passetto in avanti. Arbitro che però fischia fallo a favore di Napoli, e adesso Napoli potrà calzare fuori, e la palla sarà proprio anche loro. Compito di Gargano quello di andare il più lontano possibile, e lo fa perché calza molto lontano, quasi nei 10. Con una condizione, vorrei notare, anche di vento contro, riesce a mandare un buon calcio quasi sui 10, sempre dalla loro metà campo. Comunque riescono ad allontanarsi Giacomo da una zona rossa, da una zona di pericolo. E ora è la tribuna rivolta verso il mare che cerca di incitare i propri ragazzi nella touche che verrà eseguita proprio lì sotto. Adesso Napoli che sicuramente deve cercare di non perdere questo pallone. E Pesaro che invece lo deve recuperare, però Napoli lo riesce a tenere. Napoli che spinge nei contatti. Palla che viene giocata nel lato chiuso. Pesaro che prova a difendere nonostante Guerriero faccia tanto terreno ogni volta, difficile da fermare subito nel primo impatto, ci vuole sempre qualcuno che vada a raddoppiare. Intanto qua Balzi la calza via, la Rechard che non la prende pensando andasse fuori,
E adesso Napoli che ha una bella occasione per andare, palla che però casca in avanti, fortunatamente casca, è caduto in avanti perché poteva rivelarsi un'azione molto pericolosa. Forse qua la Richard con un po' di superficialità pensava che andasse fuori. La scelta è giusta, perché comunque se la palla va fuori te la prendi, dopo regali la palla di nuovo agli avversari. Calcolato male un po' lo spazio, adesso si ripartirà però comunque da una mischia a favore di Pesaro. Abbiamo visto che nelle ultime mischie Pesaro riesce a tenere meglio, dal posto ha trovato forse le misure. E adesso Pesaro che deve uscire dalla propria metà campo e ritornare di là, come è successo pochi minuti fa. Boccarossa inserisce la palla, mischia che crolla e fischia fallo ancora una volta a favore di Napoli. Sì, sempre mischia ha problemi dalla parte di Guerriero, forse dal Pozzo che subisce un po' la differenza peso del giocatore numero 3 napoletano. E è la quarta mischia consecutiva. Giacomo, che abbiamo notato che c'è sempre un calcio di punizione a favore del Napoli, sempre dal lato di Guerriero, forse una tecnica o forse proprio la differenza del peso che fa la differenza. Ora intanto il numero 10 napoletano che ha scelto di eseguire un calcio in mezzo ai pali. Sì, c'erano stati dei falli in mischia precedentemente, dal posto però nelle ultime due aveva tenuto molto bene, solo che ancora una volta c'è sempre un fallo da quel lato lì. E adesso silenzio qui al campo di Pesaro. Gargano che può sbloccare questa partita e andare sul 3-0. La palla che però non entra, Paletta la calcia subito, non si pensa due volte e fa anche un bel calcio. Qui Tontini che va subito a coprire il punto per impedire al Napoli di giocare veloce. Dato un bel calcio da parte di Paletta, perché ha portato via Pesaro da una zona molto pericolosa, portandoli nella metà campo di Napoli. Adesso comunque Tuscia è a favore di Napoli. Gargano che si lamenta con l'arbitro per qualcosa. Adesso vediamo qui la touche di Napoli. Palla che arriva forse un po' storta. Qui adesso è un contrasto aereo. Boccarossa che arriva sul pallone, riesce ad arrivare per primo. Pallone coperto, arbitro che fischia fallo. Ruan che prova ad andare, Caroli che insiste, che prova a giocare veloce con una mano in mezzo alla difesa. Forse non è una delle migliori idee, però comunque si torna sul vantaggio, dove l'arbitro aveva fischiato qualche secondo fa. Adesso Paletta di nuovo a calzare. È un bel calcio, perché li porta proprio vicino alla metà campo. E adesso Tusch a favore di Pesaro. Importante far uscire questa palla nei migliori dei modi, in modo che i tre quarti pesaresi possano giocare fuori. Palla che però non arriva bene. Due falli su due. Arbitro che però adesso fischia avanti, si riprenderà da una mischia pesarese. Mi sa che adesso c'è la pausa acqua. Water break, se vogliamo essere inglesi.
giocatori che adesso possono rifiatare un attimo in questo prima parte di primo tempo, una partita molto, molto equilibrata, molto combattuta, non prevale nessuna delle due squadre, azioni a favore di Napoli, azioni a favore di Pesaro, in due momenti opposti. E intanto arbitri che si confrontano su qualche azione, fallo precedente, le squadre che si riuniscono intorno per parlare, per chiarirsi su alcune cose. È una partita che per Napoli vuol dire tanto, contando che sono in piena lotta salvezza. Pesaro invece, che con la vittoria di Perugia è riuscita a salvarsi, ma comunque non è qui in casa, vuol fare bella figura nell'ultima partita in casa di quest'anno. Gli allenatori che danno indicazioni ai loro giocatori. Vediamo anche il capitano Villarosa nel cerchio pesarese, che oggi si è seduto in panchina, arbitro che adesso rifischia per ricominciare a giocare. Tifosi che incitano le loro squadre, c'è un bel clima qui oggi a Pesaro da una parte e dall'altra. Adesso si riprenderà da una mischia a favore di Pesaro. Vediamo se questa volta dal posto riuscirà a tenere Guerriero. Mi ha visto tante le difficoltà in questi primi 20 minuti. Tontini che su quel lato deve cercare di aiutarlo il più possibile. E anche le seconde linee. Palla che esce bene con Joubert, che gioca al largo dove c'è Paletta, però è bravo qua il 14 napoletano Cioffi a difendere, che ha capito ancora prima dove la palla fosse arrivata. Il 9 non c'è, lo deve fare Joubert. Tontini prende palla e avanza tanto terreno. Riesce a portare la palla molto bene. Avanza qua Pesaro con una bella carica di Tontini. Qui Caroli che entra dritto per dritto, va avanti. Placcatore che però non ha mai lasciato il placcato. Palla che comunque va fuori. Paletta che gioca interno per la Recharte. Forse questo è... Placcaggio era un po' alto. L'arbitro però non lo vede, ma vede l'avanti. E quindi si ripartirà da una mischia a favore di Napoli. Arbitro che in certe situazioni, da una parte e dall'altra, non vede cose abbastanza ovvie, tipo in questo caso, molto alto Iassetta sull'ala pesarese. Sì, molto anche dalla parte della difficoltà della terna arbitrale, non è una partita facile da arbitrare. Ora vediamo che il preparatore atletico Terenzi dà consigli all'ala Venturini, sicuramente consigli arrivati via radio dalla panchina dal coach Paolo Panzieri. Ora mischia a favore di Pesaro, vediamo se dal posto come la mischia precedente riesce a tenere la spinta del pilone numero 3 Guerriero del Napoli. Boccarossa prepara l'introduzione. L'arbitro che fa rialzare le prime linee, risegna il punto e dà delle spiegazioni. Arbitro che aveva fischiato avanti, poi si vede che gli è arrivata la comunicazione che si era stato un placcaggio al collo, perché adesso la mischia a favore di Pesaro. Vediamo Pesaro dove vorrà attaccare. Napoli che riesce a contrastare molto bene la difesa del Pesaro. Arbitro che fischia un fallo. Qui a gioco fermo è arrivato un placcaggio un po' alto nei confronti di Paletta. Sì, un placcaggio alto quando Paletta si era già fermato, perché l'arbitro ha chiamato comunque una selezione e aveva fischiato. Ora sembra che faccia ripetere le mischie.
terza mischia consecutiva nel giro di tre minuti. Sicuramente il pacchetto di mischia sia pesarese che napoletano stanno iniziando a subire, a sentire anche la fatica. Ora che Pesaro, vediamo se riproporrà la stessa giocata del momento precedente o cambierà giocata. Boccarossa che va per introdurre, palla che arriva dietro, ma Napoli che c'ha una buona spinta, Antonelli che esce, viene imbragato da tre giocatori. Ora è l'argentino Juan ad andare a incrementare la spinta insieme a Tontini. Palla libera per Boccarossa, fuori con May, raddoppio, rischio intercetto, tocco magico di Dall'Acqua. E ora De Angelis che fa metri con le sue finte. Molto bravo qui Dall'Acqua, che è riuscito a fare una cosa molto molto bella da vedere, che forse se si riprova non gli riviene, ma meglio così per in questo momento. Che prova ad andare a scua. Insiste Pesaro di nuovo, come qualche minuto fa. Si riprova Pesaro. Stavolta però si vuole andare a giocare fuori, dove c'è Dall'Acqua. La palla che rimbalza male, dove c'era Tontini. C'è stata un po' di confusione. Peccato, andando qui Napoli ha giocato veloce. C'è la velocità di Venturini, che riesce a riprendere la palla e la tiene molto bene. Bravo Venturini qua a recuperare, perché non era facile. Adesso c'è una controrack. Pesaro che però riesce a tenere il pallone. Joubert che va a giocare fuori, dove c'è Dal Pozzo che va a provare a sfondare, viene raddoppiato però. Boccarossa che adesso rallenta un attimo le operazioni. Caroli incaricato ad entrare, non guadagna però terreno, rimane lì. Boccarossa che si lamenta con l'arbitro perché il pallone non esce bene. Adesso stavolta Joubert la calcia via, dove c'è Gargano che la ricalcia di nuovo, dove c'è di nuovo Joubert che prova ad andare, dove Antonelli, raddoppiato anche lui. Tanti placcaggi raddoppiati da parte di Napoli quest'oggi. Boccarossa rallenta di nuovo, palla che però non arriva a nessuno, si sono capiti male, questo placcaggio abbastanza evidente, e infatti l'arbitro lo fischia perché il suo collega lo aveva visto. Placcaggio al collo da parte di entrambi i giocatori napoletani, che nessuno dei due è andato basso. Paletta che adesso si tiene in questo pallone e lo può calciare molto lontano. Possiamo dire fuori sicuro. Comunque palla ancora di Pesaro e arriva un cambio, il primo cambio della partita. Entrerà Agostini al posto di May che ha dei problemi con il suo ginocchio. Oggi ha fatto il più possibile, è stato bravo, perché non è facile giocare con un infortunio del genere. Entra Agostini al suo posto, che dovrà subito fare la prima touch di giornata. Palla che arriva ad Antonelli un po' sporca, però comunque riesce ad arrivare. Entra Tontini, che prende un bel buco. Tontini accelera, Tontini va, arriva in fondo e arriva alla meta, la prima meta di giornata a favore di Pesaro, con Tontini che ha preso quel pallone che forse non lo voleva manco prendere. Ha preso un bel buco, si è involato, ha steppato l'ala napoletana. E arriva la grande meta. Grandissima meta in prima fase. Joubert per Tontini, Tontini che con una finta fa 40 metri in campo. Giacomo, possiamo sottolineare la meta di tuo fratello, grandissima meta, grandissime gambe, giocatore classe 2002, subentrato in Serie A ormai da 2 anni, e giocatore che sembra dimostrare sempre ogni partita le sue qualità. Ha fatto un'ottima azione, è riuscito a prendere 5 punti per la Pesaro Rugby. Grande esibizione, Giacomo, di tuo fratello. È stata una bella meta, gli è arrivato, possiamo dire che gli è arrivato quel pallone un po' per caso, perché doveva andare da Cera, soltanto che Cera era troppo avanti, quindi Joubert a quel punto
l'ha voluta passare a Tontini, che era dietro, e quindi è regolare il passaggio dopo grande azione, perché è riuscito a steppare molto bene la napoletana. Qui Paletta, che non è sicuramente la sua specialità, però comunque Pesaro in vantaggio 5-0 ed è la prima meta della partita. Possiamo notare oggi al piede non abbiamo il solito Lyle Joubert, ma c'è Richard Paletta. Causa, possiamo essere sinceri, Giacomo, il nostro giocatore Joubert sta mettendo tantissimo cuore e sacrificio per la sua squadra, dato che sta giocando con una pubalgia alle gambe e infatti non riesce a calciare, e Paletta, che oggi lo sta sostituendo in questo ruolo, possiamo dire da numero 10, però soltanto nell'uso del piede. Ora calcio drop vicino, Caroli a ricevere, manca la presa, ma c'è subito dell'acqua e sostegno. Sì, Joubert che ha dei problemi con la pubalgia da un po' di tempo, non è un problema che è uscito da poco. Adesso qui Joubert che comunque calcia dove non c'è nessuno, arriva la Richard che la prende per poco, Acerra qui che buca il palcaggio e si invola Lauro, che però viene fermato. Adesso Napoli ha la possibilità di contrattaccare. Gargano che viene fermato, la gioca fuori con uno stop quasi da calciatore, poi qua grande sfondamento da parte di Dolores. Arbitro che non dice niente, fa giocare. Io onestamente adesso ho visto un pugno quasi da parte del giocatore di Napoli, Aiello, quando era per terra, l'arbitro che non l'ha visto, nessuno però si è lamentato. Qui adesso Napoli che prova ad insistere, Napoli che riesce comunque sempre a fare quel metro in più nei placcaggi. Qui però Paletta non glielo permette questa volta e prova la controrack Pesaro, non si riesce. Palla ancora Napoli che rallenta un po', continuano a spingere. Qui Venturini che mette le mani, l'arbitro che non lo fischia. Ancora ci prova Pesaro, Guerriero, che è sempre difficile, appunto l'ho detto anche poco fa, è difficile fermarlo e questo è abbastanza avanti e l'arbitro l'ha visto e si ripartirà da una mischia a favore di Pesaro. Nonostante Napoli riesce comunque sempre a guadagnare quel metro in più nei contatti, comunque Pesaro ha difeso molto bene anche a questa situazione e adesso si prendono meritatamente il pallone. Sì, come hai detto tu Giacomo, penso sta facendo una buona difesa, forse anche incoraggiati oggi dalla calorosa tifoseria pesarese, che stanno dimostrando il loro affetto nei confronti degli stessi colori giallorossi che appartengono a entrambi queste fasce di età. Ora è una mischia da ridosso dei 22 proprio a centrocampo a favore di Pesaro, dopo un avanti commesso dal numero 10 napoletano. E penso sarà Joubert a uscire dalla nostra metà campo. Adesso Pesaro che deve cercare di tenere questa mischia e far uscire questo pallone. Abbiamo visto poco fa le difficoltà che ci sono state. Palla che comunque riesce ad uscire con Antonelli, che guadagna qualche po' di terreno, soltanto che perde il pallone in avanti. L'arbitro lo vede e adesso c'è una mischia a favore di Napoli. Non forse una delle migliori cose in questa zona di campo, però abbiamo visto le difficoltà che ci sono in mischia. È difficile che Boccarossa riesca a prendere il pallone quando arriva fino al fondo della mischia. Allora Antonelli che si prende la responsabilità di entrare, fare un punto di incontro e poi magari muoverla fuori. Questa volta però non ci sono riusciti i pesaresi. Adesso infatti Boccarossa e Antonelli si stanno confrontando sull'azione di qualche secondo fa. Adesso stavolta sarà Napoli a giocare questa mischia. Vediamo se riconfermeranno la loro supremazia in questo momento, che è abbastanza, non dico netta, ma ci arriviamo. È infatti Napoli che guadagna tanto terreno e l'arbitro fischia a vantaggio. Palla che poi esce, Tontini lo ferma, poi c'è un avanti, l'arbitro che però ritorna sul punto. E adesso Gargano che gioca veloce, però l'arbitro non glielo permette e dà un giallo a Dal Pozzo. Ed era proprio su quel lato lì che Napoli premeva.
e dopo un po' fallo, l'arbitro lo punisce con un cartellino giallo e adesso Pesaro che dovrà stare 10 minuti senza un giocatore e Gargano che decide intanto di andare in touche per provare ad andare in meta. Sì Giacomo, spieghiamo anche il motivo del cartellino giallo magari ai nostri spettatori che se ne intendono un po' meno di rugby o come sono alle prime armi. Il numero 10 Gargano batte veloce, la distanza non era di 10 metri da parte della linea pesarese e il numero 3 pesarese va a placcare il giocatore e quindi si crea un'ostruzione e non dà la possibilità al giocatore napoletano che aveva battuto precedentemente di giocare e per questo l'arbitro, come vuole il regolamento, decide di sanzionare il ragazzo con un cartellino giallo che specificava nel rugby vuol dire stare fuori 10 minuti, giocare in 14 minuti che può fare la differenza. Poi in una partita del genere in cui stiamo subendo molto la mischia, infatti pacchetto di mischia napoletano che va e riesce a trovare la meta. Meta per Napoli che porta il risultato sul 5-5. È arrivata la meta a favore di Napoli. Hanno sfruttato la supremazia in mischia proprio adesso che era uscito dal posto. E adesso Napoli che avrà la possibilità di calciare in mezzo ai pali e di passare in vantaggio in questa partita. Partita molto 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 equilibrata. È una bella partita, possiamo dirlo. Adesso sarà Gargano a calciare e poi ci sarà la fine del primo tempo. Silenzio anche in questo caso. E arriva la trasformazione, quindi finisce questo primo tempo 7-5, ma è una partita molto molto combattuta, molto equilibrata, si giocherà sul punto a punto dopo questo primo tempo, dopo quello che abbiamo visto, e adesso ci fermiamo. Altri 40 minuti tra Pesaro-Napoli, sul risultato di 5-7 si riprenderà, possiamo dire che c'è stato un cambio nelle file pesaresi, è entrato Porcellini al posto di Joubert che aveva dei problemi con la pubalgia, l'avevamo detto, ha fatto quello che poteva e adesso Paletta si sposterà nel ruolo di 10. Sì, Paletta che si sposta al ruolo di 10, ora due ragazzi classe del 2000 che sono andati a ricoprire il ruolo dei centri, un ruolo che di solito richiede tantissima esperienza e noi invece usiamo, è giusto così. Vediamo anche che entra il nostro capitano Carlo Villarosa col numero 7 e stiamo vedendo anche nella metà campo pesarese che l'estremo argentino Rama Stura si sta riscaldando. Ora è Paletta che andrà a eseguire un drop kick. Oltre a Villarosa è entrato anche Jawari al posto di Caroli. Tre cambi quindi da parte di Pesaro in questo intervallo ed è anche il quarto dopo che durante il primo tempo è entrato anche Agostini. Intanto la palla è andata subito fuori. Un calcio abbastanza brutto e adesso si riprenderà nella metà campo di Napoli con una touche a favore di Pesaro. Ha lamentato molto Giacomo anche il vento che metterà in difficoltà sia il lancio in touche che Pesaro a ricezione del calcio perché è Napoli che ora vento a favore. Vorrei far notare è entrato col numero 25 che Jawari Smile e... Adesso un'infrazione di gioco e l'arbitro che fischia. E intanto qua è stato un fallo e allora si riprenderà con una mischia. Ora il team manager Bonacoscia che si reca a metà campo con il pilone Giacomo Leva
che entrerà a sostituire. Stiamo cercando di capire anche noi già con cosa faranno. No, non ci sarà nessuna sostituzione, ma devono far entrare un pilone per eseguire la mischia a causa Dal Pozzo, che ha avuto cartellino giallo, e la decisione di Panzieri, dell'allenatore, di far uscire Venturini. Quindi un cambio momentaneo spentiamo, perché deve eseguire la mischia e serve un pilone che lo faccia. Cambio obbligatorio, perché sennò la mischia non si poteva giocare. E intanto qua tifosi napoletani che cantano. Molto molto vivaci, si sentono molto quest'oggi. E intanto torniamo noi con la mischia a favore di Napoli. Arbitro che però fischia, si deve ripetere, ci sono altri problemi di nuovo. Arbitro che risegna il punto. Questa volta è uscito pure Guerriero. E al posto suo è entrato, mi sa, D'Alessandro. E comunque altra mischia. Arbitro che vuole vedere bene. E intanto fallo contro di seconda. E quindi questo cambio con le leva ha influito in questa mischia. Intanto Antonelli che prende la rincorsa e guadagna tanto terreno con l'aiuto di Villarosa. Giocatore di Napoli che non si sposta, l'arbitro non lo vede, è abbastanza clamoroso questo. Andrea Porcellini che prova ad andare, viene però fermato. Leva che prova a pulire, la palla che esce, fallo a favore di Pesaro. Boccarossa che gioca subito, non ci sono i 10 metri e quindi questo è vantaggio. Boccarossa guadagna tanto terreno, l'arbitro fischia vantaggio ed è giusto così. Paletta che prova ad andare a giocare al largo dove c'è dell'acqua, forse era meglio giocare l'uomo in più. Intanto qui Paletta che si prende la responsabilità di andare dritto per dritto. Pesaro che prova ad insistere. L'abbiamo detto anche nel primo tempo, mi raccomando la frenesia, perché abbiamo visto che con la frenesia Pesaro non è riuscito a concretizzare quello che era stato fatto. Adesso bisogna stare un po' cauti. Intanto Paletta che va dritto per dritto. Palla che Boccarossa che chiama i giocatori di mischia a giocare nel senso, con Villarosa che va dentro, Antonelli che lo aiuta e Venturini pure. Pesaro che sta provando a giocare con molta calma, la palla che è stata recuperata, solo che c'era stato un vantaggio. Qui bravo Antonelli, però non quello pesarese, quello napoletano, soltanto che ci sarà un fallo. Questi giocatori pesaresi che si confrontano per decidere che cosa vogliono fare. Mi sa che la decisione è andare dritti per dritti, si vuole andare a sfondare. E c'è Villarosa subito che vuole andare a prendere questo pallone e va, viene fermato. Arbitro che fischia e da estrae subito un cartellino giallo senza pensarci. Intanto giocatori pesaresi che chiamano con molta frenesia la dottoressa. Mi sa che Paletta ha preso una brutta botta, perché non è Paletta, ma stiamo cercando di capire che c'è il capitano Antonelli che sta cercando spiegazioni. Ah, il capitano Villarosa. Capitano Villarosa a terra con un duro contatto, penso un colpo alla testa. Ora anche il ragazzo del Napoli che va a chiedere scusa. E intanto l'arbitro ha già estratto un cartellino giallo. Giacomo, hai capito per chi era il cartellino giallo? Non ho capito la dinamica dell'azione, quindi non saprei. Adesso vedrò quando uscirà il giocatore, che lo vedo che sta andando dall'altra parte del campo. Intanto proseguono i soccorsi e intanto arriva anche un cambio da parte di Pesaro.
perché il bue sotto si dà fastidio. Il Rosa che si rialza intanto, fortunatamente possiamo dire. Non... arriva anche l'incitazione da parte del pubblico. Sì, il capitano Carlo Villarosa che esce dal campo dopo Giacomo, quanto 5 minuti di gioco, e ora giocatore siciliano Coronella a entrare in campo, anche lui giocatore molto giovane, classe 2000, entrerà e sostituirà il capitano Carlo Villarosa. Coronella che è arrivato quest'anno, non ha avuto molto spazio in questa stagione, sicuramente prossima stagione vorrà ritagliarsi il suo posto. Intanto Villarosa non ha fatto, mi dispiace molto per lui, per il capitano, che non ha fatto neanche il tempo di entrare, che è dovuto subito uscire. E intanto si riprende a giocare e mi sa che la decisione di Pesaro è di andare in mezzo ai pali per passare in vantaggio. Decisione giusta per quanto azzardata, dato che sappiamo che Giacomo Paletta non è un giocatore che calcia nel suo ruolo. Ora silenzio al Tecnoville Rugby Park nei confronti e rispetto di Richard Paletta. Intanto vi dico che il giocatore aver preso giallo da parte di Napoli è Careri, il talloner. E intanto Richard Paletta, sicuro, la mette in mezzo ai pali. Pesaro passa in vantaggio 8-7 di un punto. Passiamo sopra e adesso sarà un drop, un calcio, il calcio d'inizio da parte di Napoli. E Pesaro avrà la possibilità di attaccare. Importanti questi tre punti perché si passa in vantaggio. E in una partita così che abbiamo visto nel primo tempo e anche questo inizio di secondo tempo è molto combattuta, si gioca su questi episodi e bisogna rimanere in partita tutto il tempo. Intanto qui Agostini molto bravo a prendere questo pallone in aria, non era assolutamente facile con la pressione di Napoli. E intanto qui Boccarossa aspetta i suoi compagni di mischia che arrivano, con Antonelli che è entrato e Acerra e Tontini hanno coperto. Paletta che prova ad andare a prendere un buco, viene però fermato anche in questo caso raddoppiato dai giocatori di Napoli. E come detto prima, non è la prima volta che lo fanno, sono molto bravi a raddoppiare i placcaggi. Adesso Pesaro che prova ad andare, qui palla che finisce per sbaglio a Dell'Acqua, qui placcaggio molto brutto, arbitro che lo vede, ref secondo, arbitro che lo vede, è stato molto pesante perché il contatto era molto forte. Comunque arbitro che l'ha visto, non punisce il giocatore di Napoli. Richard Paletta a calciare di nuovo. Non va molto lontano, non era facile da quella mattonella. Comunque touche a favore di Pesaro. Agostini che è pronto a battere questa touche, aspetta soltanto il pallone e intanto gli arrivano delle indicazioni da Leva. Importante per Pesaro adesso fare uscire questo pallone e andare a giocare fuori. E intanto arriva un cambio da parte di Napoli, dove è uscito Balzi. Ed entra con il numero 21 Menè. Arbitro che fa riprendere adesso il gioco dopo che l'aveva fermato. La palla che arriva molto bene ad Antonelli e adesso si va fuori, dove c'è Coronella che va e va
molto bene in avanti. Tontini che è stato bravo a coprire. Intanto qui si gioca veloci. Paletta che va per Dell'Acqua. Placcato molto bene. Guadagna poco terreno. La difesa di Napoli è molto avanzante. Antonelli che muove per Coronella, che è entrato molto bene in campo. E guadagna ancora una volta terreno. Intanto Peso la prova ad andare. Qui forse un fuorigioco. Dell'Acqua che preferisce tenere il pallone che giocare a largo. Boccarossa prova ad accelerare. Jawari che recupera questo pallone dopo che era andato indietro. Dice comunque a tenere il pallone Pesaro. Adesso Venturini. Forse questo forse è un placaggio un po' al limite. Porcellini che gioca per Paletta, che rischia tanto perché l'aveva visto il giocatore di Napoli che voleva fare un intercetto. Arbitro che però qua fischia, non concede a Pesaro di giocare perché c'è stato un tenuto. E adesso palla Napoli che avrà la possibilità di riallontanarsi. E intanto rientra dal posto dopo il cartellino giallo, quindi mi sa che Leva ritornerà in panchina. E intanto vedo Venturini che ritorna in campo dopo che era stato sostituito per far entrare Leva, che era entrato al posto di Dal Pozzo per fare le mischie. Leva che rimane in campo perché esce Acerra ed entra anche Franco al posto di Dal Pozzo, che ha scontato la pena del cartellino giallo e quindi... E intanto mi sa che è entrato anche Rama al posto di De Angelis. E adesso si può riprendere dopo che ci sono stati i cambi con Gargano. Pronto a calciare. Sbaglio con Jaguari che tiene questo pallone con un bagger, quasi pallavolo. Forse lui è già a giocare a beach volley dopo questa giocata. Comunque bravo Jaguari a tenere questo pallone. Pesaro che riesce a giocare. Paletta che con un no look muove per Venturini, che viene però placcato subito. Napoli, quando Pesaro può giocare a largo, sono sempre molto avanzati. Intanto qui Dell'Acqua prende l'iniziativa e va. Boccarossa che deve coprire. Arbitro che non fischia niente. Rama che rischia tantissimo. Arbitro che dice che si può giocare. Un po' di confusione in questo momento. Spinge Napoli. Porcellini che prova a recuperare ma viene fermato. Adesso un po' di frenesia, un po' di confusione in questo momento della partita, che è molto combattuta. Intanto 8 di Napoli, di Fusco, che è rimasto un po' a terra, si sta rialzando adesso, un po' svarionato. Intanto comunque si continua a giocare. Avanza Napoli, avanza. E si entrano nei 22 con Menè. Cambio lato di Dolores, che entra di nuovo nei 22. Accelera Napoli, bel placcaggio di Antonelli. Avanzante. Prova a lontare Franco, o anche detto anche Santino. E intanto arbitro che fischia un avanti. E adesso è mischia a favore di Pesaro. Molto bravi i pesaresi a difendere ancora una volta. Napoli forse che si è fatto prendere anche loro in questo caso dalla frenesia, commettendo un errore che costa caro, perché erano entrati nei 22 pesaresi. E adesso, a meno che Napoli non riesca a far vedere la loro supremazia in mischia, la palla sarà di Pesaro. E intanto ci sono dei movimenti nella panchina di Napoli. Sì, anche Napoli che esegue un cambio tecnico,
fai uscire l'ala per far entrare un pilone per far eseguire la mischia, stessa procedura che è stata prima Giacomo svolta da Pesaro. Ora è una mischia a favore di Pesaro all'interno del 22, dobbiamo uscire da questa zona di campo, dobbiamo cercare di conquistare più terreno possibile e andare ora noi a attaccare e intimorire questo 15 napoletano. Intanto è entrato Notariello, appunto perché manca Careri dopo che c'è stato il giallo. Entra Notariello al posto di Antonelli. Adesso mischia. Notariello subito messo alla prova. E Napoli è molto avanzante in questa mischia. Palla che esce con difficoltà, ma arriva comunque ad Antonelli. Adesso Boccarossa che andrà da Stura, pronto a calzare per andare il più lontano possibile, e lo fa con questo calcio. Bisognava andare lontani comunque. Napoli che rimane nei 22 di Pesaro, e ci sarà una touche a loro favore. Intanto Careri che è nella meta, che si sta preparando. Arbitro che chiama il pallone che mancava. Notariello, prima touche per lui di questa partita. 0-0. Vediamo se Pesaro contrasterà. E c'è stato però un avanti da parte di Venturini nel provare a contrastare, e quindi vantaggio a favore di Napoli, con Menè che prova a giocare con Aiello che guadagna tanto terreno. Napoli adesso avanza molto. Adesso arriva anche la spinta da parte dei tifosi di Napoli. Pesaro che si difende con i denti per cercare di impedire al Napoli di andare in meta. Arriva la carica, bravissimo Paletta. Paletta che si sente quando è in campo, nei placcaggi, quando gioca con la palla alla mano. E intanto comunque Napoli che insiste sempre lì, prova ad andare sempre lì con delle treno, spingendo sui contatti. Qui Menè che cambia il senso, la palla che arriva al largo, inciampa però Cioffi, palla che però comunque rimane a Napoli. Però l'arbitro fischia un fallo, non so se sia a favore di Pesaro o di Napoli, perché c'era un vantaggio a favore di Napoli. E infatti si ritorna sul punto. Pesaro che sta soffrendo abbastanza pressione, non riusciamo ancora a uscire da questa zona. Ora è il numero 10 che ha chiesto Piazzola, andrà a prendere i tre punti che porterà il risultato su 10-8 e sarà di nuovo in salita per Pesaro. Giacomo, cosa ne pensi di questi ultimi 5 minuti che Pesaro non riesce a uscire dalla nostra metà campo? Napoli ha accelerato molto, si fa vedere, stanno facendo vedere la loro supremazia in mischia, perché nei contatti riescono sempre ad avanzare. Pesaro fa molta difficoltà a contrastare le loro avanzate. Peccato, perché adesso è stato fischiato un fallo. Gargano che... molto facile questo calcio, e adesso arriva la trasformazione. E quindi adesso si passa sul 8-10 per Napoli. Napoli che torna in vantaggio dopo che ci erano riusciti alla fine del primo tempo. E intanto viene fischiato il water break, quindi sono passati i 20 minuti del secondo tempo. Ci saranno altri 20 minuti. No, non è water break, scusatemi. Mi sembrava fosse così perché avevo visto l'arbitro fermare il tempo. Si continua a giocare, quindi. L'arbitro che mi sa che sta segnando il punteggio. Sì,
Sì, Giacomo, ultimi penso 17 minuti circa alla fine di questo incontro, di questo match. Ora è Pesaro che non ha più scuse, io direi, non può più sottomettersi all'attacco napoletano, ma dobbiamo continuare a attaccare e concludere, perché attaccando stiamo attaccando, ma non stiamo concludendo le nostre azioni di gioco. Tante opportunità, poche conclusioni. Intanto non capisco cosa sta succedendo, forse ci sono dei cambi, ci sono delle incomprensioni. Adesso arrivano due cambi a favore di, da parte di Napoli, dove escono Iassetta e Lauro, e al loro posto è entrato Enrichiello, e l'altro non ho capito chi sia. Adesso comunque arbitro che segna il cambio, e mentre il tempo è stato fermato e si riprenderà con un calcio d'inizio, dove Pesaro dovrà cercare di andare a prendere questo pallone. Palletta calcia molto lungo e arriva il calcio subito di Cioffi per allontanare questo pallone. Rama che prende il pallone, prova ad andare dritto, viene fermato però. Allora sì, Pesaro prova ad avanzare con leva, guadagna un po' di metri. Paletta, la palla che però naviga un po' così, la Ricciardi che quasi da difensore interviene. E Coronella che si butta sul pallone, palla che va indietro. Napoli che prova a fare una controrack, però palla che rimane a favore di Pesaro. Qui Rama che ha fatto una bella giocata. Jawari che provata a guadagnare terreno sull'ala, palla che però viene persa, Cioffi la recupera, Mene la calcia subito dove non c'è nessuno. Rama la prende con un bel gesto e la calcia via subito, dove però c'è Gargano, ed è un bel calcio perché, e poi Gargano non la prende neanche, quindi eventualmente non avrei potuto neanche chiamare il Mark, che lo puoi chiamare quando sei dentro i 22 e la devi prendere al volo però la palla. Adesso comunque Pesaro che prova da contrattaccare con Paletta, che va, viene fermato, poi prova un riciclo molto pericoloso, forse quella palla è meglio tenerla una volta che si è messa in difesa. Arbitro che però fischia fallo, placcaggio al collo, azione un po' anche questa confusa. Arbitro che mi sa che se la vuole un attimo chiarirsi. Tantissimi minuti di fase di gioco sia da parte dei napoletani che da parte dei pesaresi. Napoli che sta portando un po' il gioco anche un po' fuori il limite, non per essere di parte, ma fuori il gioco un po' anche pericoloso, con due interventi al limite comunque del regolamento. Ora è un calcio di punizione sulla linea della metà campo, ma a ridosso dei 10 metri del Pesaro, e Stura che andrà a eseguire il calcio. No, passa palla a Richard Paletta, scusatemi. Intanto Dell'Acqua aveva avuto dei problemi, è stato un attimo visto dalla dottoressa. Intanto qui calcio molto bello, guadagna terreno e si va nella metà campo di Napoli tra i 10 e i 22, e ci sarà una touche a favore di Pesaro. Importante per Pesaro rimanere nella metà campo di Napoli, perché il tempo scorre e Napoli vince. E bisogna cercare di fare un calcio o una meta per passare in vantaggio. Vediamo quale sarà la giocata. Antonelli che salta. Arbitro che però fischia un fallo perché la touche era storta. L'arbitro lo vede e questi sono errori che bisogna non commettere. E adesso sarà un fallo di seconda, quindi eventualmente se la palla dovesse uscire con un calcio diretto la palla tornerebbe a Pesaro. E infatti non viene calciata fuori, anzi viene fatto un up and under per provare a recuperare questo pallone. Rama che non riesce a tenere la palla, accelera qui per Adazze. Napoli che guadagna tanto terreno e adesso ha la possibilità di andare
verso la meta, però l'arbitro fischia un passaggio in avanti. Questa è stata un'azione molto pericolosa, poteva fare male, fortunatamente non è andata così e si ripartirà da una mischia a favore di Pesaro. Sbagliato lo schieramento di Pesaro, un po' non intelligenti i 15 pesaresi, un calcio di seconda fuori dai 22 in cui il giocatore napoletano non può uscire diretto e i pesaresi sono andati a coprire la linea di touche quando le alternative erano o una punizione veloce o appunto una penander, che con questi livelli si tende di solito a sviluppare questa tipologia di calcio. Un po' indiscreta questo Pesaro, che non sta facendo delle scelte di gioco adeguate al momento e al termine della partita. Un po' di confusione, un po' di stanchezza, c'è un po' tutto quanto. Intanto qui Rama che calza la palla molto lontano e prova ad allontanarsi il più possibile, solo che la palla è nuovamente di Napoli e si rimane nella zona rossa e Napoli ha la possibilità di fare una meta che farebbe molto male per Pesaro. Bisogna assolutamente impedire questa cosa. Tanto l'arbitro fischia, ferma il gioco. Ci sono dei cambi da parte di Napoli, perché vedo tre giocatori sulla metà campo pronti ad entrare. Pesaro che invece ha finito la possibilità di fare sostituzioni. Ovviamente se ci dovesse essere un cartellino giallo come in precedenza o un infortunio, ci sarebbe la possibilità di far tornare in campo un giocatore. Intanto arrivano i cambi, esce Antonelli sull'ala, esce anche Filippone, è entrato con il numero 25 Luongo, è entrato anche poi D'Alessandro ed è entrato anche Quarto. Entra D'Alessandro col numero 1, nonostante non era una formazione titolare, un ragazzo, per far notare, giovanissimo già in questa categoria, tanto rispetto per lui. Ora è la mule del Napoli che continua ad avanzare, tanti metri di avanzamento, ora Pesaro che cerca di arrestarla, ancora l'avanzamento invece del Napoli, Napoli continua ad avanzare, ora riescono ad andare a terra, linea pesarese pronta a aggredire, ricezione del numero 22 napoletano. Adesso Napoli ha pure un vantaggio, qui Gagliano che prova a fare un no look molto molto bello e arriva la meta di Napoli. Appena è entrato Luongo firma subito la meta, possiamo dire questo è un bellissimo gesto tecnico da parte di Gagliano, che con un calcio fa involare Luongo in meta nonostante avesse la testa girata dall'altra parte, facendo confondere la difesa di Pesaro, e questa è una meta che fa molto male perché Napoli così allunga, va sul risultato va sul punteggio di 8-15 e col calcio potrebbe andare 8-17, e con l'8-17 non ci sarebbe la possibilità di breccare, diciamo, nel senso che se Pesaro dovesse fare una meta e realizzarla non ci sarebbe poi la possibilità comunque di superare, quindi serve qualcosa in più, servirebbe una meta e un calcio per cercare di passare in vantaggio. Ma comunque adesso prima deve essere realizzato questo calcio. Intanto vi dico che Filippone non è uscito, c'è stata un po' di confusione nella panchina di Napoli. Adesso silenzio per Gargano, che è un calcio importante per questa partita. Calcio che viene realizzato e punteggio su 8-17, e adesso serve qualcosa di più per vincere questa partita. Napoli che in questo modo metterebbe una bella vittoria per la classifica. Pesaro che sappiamo è già salva, però non vuole fare brutte figure e allora vuole subito provare
ad andare a recuperare questo risultato. Menè che la calcia subito. Palla per Antonelli, che si prende la responsabilità di andare dritto invece di passarla a Rama. Punto di incontro con Tontini che va a fare il 9. Paletta che prova ad andare, Filippone un bel placcaggio nonostante l'abbia subito, però comunque riesce a fermarlo. Santino che spinge sulle gambe, viene pestato, vantaggio ed è, arriva il fallo. Adesso Pesaro ha una buona possibilità di avvicinarsi o in meta o andare in mezzo ai pali. Intanto giocatori di Napoli che stanno discutendo tra di loro. E intanto calcio che arriva nei 22 e adesso ci sarà una touche nei 22 appunto a favore di Pesaro ed è una delle più importanti di questa partita, perché si avvicini alla meta e fare una meta adesso significherebbe riaprire completamente questa partita considerando il risultato di 8-17 in questo momento. Entrano nel canale giocatori di Pesaro. Palla che arriva a Santino, solo che è arrivata in modo irregolare perché non era dritta per dritta ma era storta. Agostini che si mette le mani nei capelli, Tontini che cerca di rincuorarlo e adesso ci sarà una mischia a favore di Napoli. Avevano la doppia opzione, quella di o fare una mischia o fare una touche, hanno preferito fare la mischia e mi viene da dire giustamente perché hanno una netta supremazia e si è vista in questa partita. Molto in difficoltà la mischia pesarese. Adesso Napoli che se riuscisse a prendere un fallo si allontanerebbe molto da questa zona. Pesaro che deve cercare di impedire questa cosa. Pesaro che riesce comunque a, per un certo momento, a fermarli, ma la mischia di Napoli continua ad avanzare e arriva il vantaggio e arriva poi anche il fallo ed è proprio quello che è successo quasi tutta la partita. Napoli ha sempre premuto su questa cosa. Sono arrivati tanti falli. Napoli appunto ha fatto vedere questa supremazia praticamente tutta la partita. Adesso Gargano è pronto per calciarla fuori, per andare lontano. E arriva nella metà campo di Pesaro per qualche metro. Adesso touche a favore di Napoli. Sarebbe importante se Pesaro riuscisse a recuperare questo pallone per provare a contrattaccare. Touche ridotta a 5. Palla che arriva dove c'è Agostini che si butta, soltanto che arriva Luongo che mette le mani sul pallone e riesce a recuperare questo pallone. E adesso Menè, palla per Gargano che calza lontano. Rama costretto a correre indietro, riesce a tenere questo pallone in campo e poi a calzarla via. Menè che la passa per Gargano, ancora una volta pronto a calciare là dove non c'è nessuno e questo è un bel calcio. E intanto c'è anche la corsa di Boccazzi per andare a prendere questo pallone. Boccarossa che prova il dribbla uno ma non il secondo. Punto di incontro con la palla di Pesaro. Qui Santino che va dritto per dritto, riesce a sfondare un giocatore ma non il secondo. E intanto qui Stura di nuovo a calzare dove c'è Gargano che fa una bella presa e adesso finta di calzare va per Dolores che viene fermato. C'è un po' di confusione in questo momento in mezzo al campo, le squadre si devono riorganizzare e infatti Napoli rallenta un attimo per cercare di far riorganizzare la sua squadra, la sua mischia. E Napoli che ancora una volta guadagna tanto terreno in questi placcaggi.
Prova ad insistere ancora Napoli. Provano a tenerlo su i giocatori di Pesaro e Porcellini ha recuperato il pallone, solo che l'arbitro fischia un fallo. E adesso vediamo quale sarà la decisione di Gargano, se andare in mezzo ai pali o andare in touche. Mi sa che la decisione è quella di andare in touche, perché vedo uno dei loro giocatori in panchina che è pronto con la piazzola. Infatti è proprio così. Napoli andrà ai mezzi pali per incrementare ancora di più il risultato per andare sull'8-20. E arriva la trasformazione di Gargano. Napoli allunga ancora di più e si mette ancora più difficile per Pesaro a recuperare questo risultato, perché adesso i punti da recuperare sono 12 e non più 9 come prima. Quindi se prima bastava una meta e un calcio, adesso ne servono due di mete più almeno un calcio per pareggiare. Qui Napoli che tiene la palla, Menè subito pronto a passare per Gargano che calcia molto lontano e molto alto. Questo è un calcio difficile, Rama però riesce a prenderlo, prova ad andare sulla fascia, è molto bravo, viene però fermato e va pure fuori. Peccato, perché era riuscito a guadagnare molto bene terreno, solo che non ha fatto i conti con il giocatore di Napoli che lo placca e lo butta fuori, e ci sarà una touche a favore di Napoli. Napoli che in questo momento deve cercare di consolidare questo risultato molto importante per loro. Pesaro che deve fare quasi un miracolo, diciamo, per provare a rientrare in questa partita. Qui Pesaro che riesce comunque a recuperare molto bene questa touche. E adesso la palla è di Pesaro. Prova a scavare Boccarossa. Non era Juari. Santino che entra ma viene fermato, non guadagna terreno. Adesso è Boccarossa. Paletta che fa difficoltà con questo pallone. Questo placcaggio molto al limite. Arbitro che non lo vedo, non lo fischia. Porcellini che passa la palla a Rama che gliel'aveva chiamata con un angolo. Jawari per Tontini che gioca veloce per la Rechart, che prova ad andare, prova a tenere la palla. Luongo che lo placca. Boccarossa di nuovo pronto. Tontini che entra. Il placcatore che prova in tutti i modi ad andare via. E arriva anche la controrack a favore di Napoli, dove D'Alessandro recupera questo pallone. Menè la calcia, però c'è Agostini che lo blocca. Gargano prova a giocare fuori. Palla che viene persa in avanti. C'è un vantaggio da parte di Pesaro, ma viene fischiato. Qua è stato bravo Dolores a giocare fino al fischio, perché nel caso non l'avesse fatto si stavano avventando due giocatori di Pesaro pronti a calzare per provare ad andare in meta. Adesso comunque si riprenderà con una mischia a favore di Pesaro nei 22. Pesaro che nonostante il punteggio, nonostante il minutaggio, non sta mollando, sta cercando sempre di rendere orgogliosi i propri tifosi e sta cercando di andare a cercare la meta con un Napoli che non gli sta veramente permettendo nulla. E ora è una mischia sui 22 per Pesaro a centrocampo. Vediamo Pesaro la giocata che deciderà di fare. Adesso tempo fermo per un infortunio, forse una presa anche un po' di tempo Giacomo da parte del Napoli per rifiatare un po'. No, mi pare abbia
crampi, strappo, non lo so, secondo me è molto affaticato in questo momento. Comunque adesso l'arbitro ha fischiato, ha fermato il tempo, giocatori che possono comunque rifiatare, appunto, possono bere per prepararsi a questi ultimi minuti di partita. Pure dell'acqua a terra per crampi. Una partita molto combattuta, molto intensa da una parte e dall'altra. Non era facile, diciamo. Comunque i primi minuti sono sempre stati molto intensi, le squadre hanno dato subito spettacolo dall'inizio. Napoli poi nel secondo tempo è riuscito a prendere lo spunto decisivo, e infatti adesso il risultato è di 8-20 a favore degli ospiti. Pesaro che se nel primo tempo era entrato molto bene, adesso forse un po' ha mollato la presa anche per stanchezza, per tante cose. Tanto giocatori che si risistemano e l'arbitro fa riprendere il tempo, pronti per questa ennesima mischia, tante in questa partita. E vediamo se Napoli riuscirà a rubare questo pallone e mettere in difficoltà Pesaro, come è quasi sempre stato, o invece se Pesaro riuscirà a respingerli. Ma invece mi sembra proprio che Pesaro non ne abbia oggi per provare a fermare Napoli, e il pallone viene recuperato proprio da Napoli con Menè, che calcerà dal box, anzi no, la passa Gargano e va lontano, e Rama che è costretto ad inseguire questo pallone, prova ad andare, Rama prende un bel buco, solo che Luongo lo ferma. È entrato molto bene Luongo in partita, oltre alla meta, ma è stato molto decisivo su quella fascia. Palla per Leva che con un po' di difficoltà riesce a tenerla, Coronella che si vede il giocatore di Napoli arrivare, Dolores che recupera il pallone e prova a prendere il buco, Jawari che però lo ferma, Napoli che prova ad insistere, prova a chiudere definitivamente questa partita, però pallone che casca in avanti, avanti e avanti. E adesso voglio capire di chi sarà la palla, e la palla sarà di Pesaro. Un gioco un po' spezzato da entrambe le squadre, Napoli che sta cercando il possesso, comunque di non giocare dentro la propria metà campo per tenere i pesaresi sempre sotto pressione, e sta aspettando appunto l'80° minuto per dichiarare fine a questo incontro, mentre Pesaro sta cercando di attaccare più velocemente possibile, scegliendo delle linee di corsa al posto che un gioco al piede per tenere il possesso e andare a cercare una meta che accorci un poco il risultato. Ora una mischia, l'ennesima mischia dentro i 22 del Pesaro a favore di Pesaro, e sarà Stura a liberare e uscire dalla zona con un calcio in touche diretto. Mischia napoletana che come sempre spinge, decidiamo di giocare a mano con Paletta, grandissimo impatto, l'ennesimo impatto della partita che lo riconosce. Ora un calcio di punizione che riusciamo a prendere. Numero 23 del Napoli che cerca un po' di mandare sotto ancora pressione i ragazzi del Pesaro, incitandoli un po'. Ora è Stura il calcio in touche, speriamo trovi un buon calcio. Ottimo calcio sulla metà campo, a un metro dalla metà campo. Pronti con questa touche a favore di Pesaro. Un quarto che non era che nella rack, nel provare a fare una contro rack, non spingeva sulle gambe ma sulle braccia, e questo è irregolare, quindi giustamente l'arbitro ha fischiato fallo. Antonelli qui che riesce a far tirare fuori la touche, dando sopra a caso in ritardo, l'arbitro lo vede e lo fischia. Dall'altra parte la tribuna pesarese si lamenta per quel placcaggio irregolare. Qui Paletta che prova ad andare dritto per dritto, viene coperto da Coronella e Rama. Santino
che prova a sfondare. Qui leva che va Boccarossa verso Agostini, che va dritto per dritto, viene però fermato. Cambio gioco, qui la palla che rimbalza, si ritorna però sul vantaggio, che era il placcaggio irregolare, che c'era stato su Boccarossa. E adesso penso che Rama andrà a calciare fuori il più lontano possibile per cercare di avvicinarsi alla meta, che sarebbe vitale contando il poco tempo che rimane a disposizione. È un bel calcio perché arriva nei 22 e adesso Pesaro ha una bella possibilità di rientrare in partita. Importante questa touche, farla nei migliori dei modi, è tra le più importanti della partita. Vediamo un po' se Pesaro riuscirà a oltrepassare la linea difensiva di Napoli in questa azione. Palla che però non arriva bene nelle mani di Antonelli. È la palla che ritorna a Napoli. Tante le difficoltà quest'oggi, in questo secondo tempo soprattutto. E qui Gargano ancora una volta a calzare via. Venturini molto bene. La passa per Rama. Un passaggio molto rischioso e molto brutto per la Resart. E arbitro che fischia avanti. E adesso ci sarà una mischia a favore di Napoli. Mi viene da dire che Pesaro non ne ha più, e si è visto dalla touche, si è visto da questo passaggio. Napoli sembra in questo momento consolidare questo risultato, e Pesaro sembra non riesca invece a fare qualcosa di più per provare a recuperare. Intanto ci sono delle guarigioni per un giocatore di Napoli. Giocatori di Napoli che si riuniscono in cerchio per farsi carica per questi ultimi minuti. Pesaro che invece sembra essere un po' sconsolata per questo risultato. Non era sicuramente una delle migliori opzioni per quest'oggi, per questa ultima partita in casa. Adesso arbitro che fa riprendere il tempo, mischia a favore di Napoli. Napoli che questa volta sì, riesce anche in questo caso, stavo per dire, non ce la stava facendo, invece sì, a far valere la loro supremazia, la fanno valere anche in questo caso. Viene fischiato un calcio di punizione. Oggi c'è poco da fare, la mischia di Napoli è veramente superiore a quella pesarese, che si è trovata in difficoltà per tutta la partita, non si è mai riuscito a trovare delle misure per contrastarla. E Gargano intanto chiama i pali, vuole andare in mezzo ai pali da metà campo. Ci vuole provare. C'è pure un po' di vento che lo potrebbe ostacolare, però vuole tentare. Sicuramente Giacomo, dalla mia parte come numero 10, vedo della strategia. Mancava veramente poco alla scadere, ma non gli bastava battere per poi andare in touche. Allora ha deciso pali. E il calcio per i pali determinerà la fine della partita. Tre punti che vorrebbero dire tanto per Napoli, per la classifica. Appunto, loro, ricordiamo, sono in lotta a salvezza, e tre punti in più nella differenza di meta vuol dire tanto. E Gargano intanto qua arriva
e realizza un bellissimo calcio, lo realizza, risultato 8-23, bel calcio, 15 punti di differenza in questo momento, partita che ormai mi viene a dire che è finita. Davvero ci vorrebbe in questo momento un miracolo. Ci vorrebbe... Adesso Pesaro che proverà ad andare a riprendere subito questo pallone, prova a giocare corto. Pesaro che prova a mettere le mani in rack e ci riesce, riesce a recuperare il pallone. Con mi sa che è stato Paletta a recuperare questo pallone. Adesso Paletta che andrà in touche. E si avvicina molto perché arriva nei 5. Pesaro che adesso ha la possibilità di fare meta. Sarebbe la seconda della partita dopo la prima che è stata siglata da Tontini. Adesso Pesaro, vediamo se questa volta riusciranno a compiere questa touche regolarmente. Oltre alle difficoltà in mischia, difficoltà anche nelle rimesse laterali da parte di Pesaro. Palla che arriva ad Antonelli, questa volta arriva regolarmente. Però Moll che non riesce ad avere successo. E allora Pesaro dovrà provare con Eletrino e arriva un fallo a favore di Pesaro. Giocatore di Napoli che non si sposta per far procedere velocemente i giocatori di Pesaro a battere. Pesaro che ormai tenta il tutto per tutto, come ha fatto anche qualche volta in precedenza in questa partita, andare dritti per dritti per provare a superare la difesa di Napoli. Qui Santino che si prende la responsabilità di andare dentro senza successo. Qui però la palla che cade in avanti, arriva la mischia, ma l'arbitro dice che non ci sarà la mischia. Finisce qua 8-23, l'ultima partita in casa di Pesaro. Non finisce nei migliori dei modi. Comunque Pesaro, ricordiamo, salvo. Con questa vittoria Napoli invece mette un bel piede dentro la prossima Serie A. Ovviamente bisognerà vedere i risultati anche degli altri campi. E questo è tutto dal Tecnoville Rugby Park. 8-23, vittoria del Napoli. È stata una bella partita nonostante qualche imprecisione.